Ciao a tutti e benvenuti al terzo live di Rock and Safe. Grazie, grazie e ancora grazie. In due solo appuntamenti abbiamo avuto 1600 persone di voi che ci hanno guardato e questo è per noi una soddisfazione incredibile perché abbiamo cominciato soltanto adesso a mettere un po' di accordi insieme. Una soddisfazione che deriva dal fatto che avere 1600 persone che hanno visto questo programma ci permette di pensare che grazie alla visione, ai pensieri di Vito Schiavone, come abbiamo avuto la prima puntata, di Roberto Re nella seconda, qualcuno abbia cominciato a fare i propri ragionamenti, abbia preso ispirazione da quello che abbiamo detto e quindi ha cominciato a lavorare su quello che è poi l'obiettivo di questo di questo format e non solo di Italia Love Sicurezza che, a cui è attaccato, ovvero quello di divulgare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro e non solo anche nella società. Francamente, insomma, questo mi fa sentire al settimo cielo, sono sincero. Un piano, quello del settimo cielo, che io raggiungo frequentemente quando vado ai concerti. Beh, io sono un grosso frequentatore di concerti e non so dirvi nemmeno il numero di concerti a cui ho assistito. Il primo concerto che ricordo, o meglio, ho qualche sprazzo qua e là, ero al Parco delle Cascine di Firenze. Ero sulle spalle di mio padre e di fronte agli occhi di questo bambino, non so, 6-7 anni, non lo so, c'era un'astronave spaziale piena di luci, o meglio, io la vedevo in questo modo. E sul palco di questa astronave saltava a destra e a sinistra un folletto che cantava «Quest'amore non è una camera a gas». Erano gli anni 80.
Il mio primo concerto da solo, e di questo ringrazio nuovamente mio padre Roberto, a cui faccio gli auguri, visto che ieri è stato il suo compleanno, e mia madre, è stato darmi la fiducia e lasciarmi andare a soli 15 anni a un concerto che non era del gruppo della parrocchia, era il concerto di Vasco Rossi. E non era un tour qualsiasi, chi ama Vasco Rossi sa bene che a inizio anni 90 c'è stato un tour tutt'oggi memorabile che è stato Fronte del Palco. Fantastico. Non so, è difficile spiegare quello che si prova quando vai ad un concerto, e molti di voi lo sanno bene, che sensazione. Ecco, Rock and Safe nasce con la volontà di trasferire quel trasporto, quell'emozione, quelle sensazioni alla cultura del nostro vivere, perché se lo facessimo con più entusiasmo, con più emozione, consapevoli di quanto sia fondamentale la nostra salute, la nostra sicurezza, di sicuro vivremmo tutti in un mondo migliore. Quella del concerto, dicevo, è un'emozione che nasce dal momento in cui ti arriva il biglietto a casa. Quest'anno lo sappiamo bene, purtroppo il mondo dello spettacolo a causa della pandemia non lo potremo vivere. Io, insomma, ero già possessore di qualche biglietto. Questi sono alcuni delle mie avventure nei live. Questi sono gli SDC, per esempio. Dicevo che l'emozione nasce dal momento in cui ti arriva il biglietto e poi via via sale fino al giorno in cui arriva la data del gran concerto. E quell'emozione comincia a salire già al momento del varco, in cui varchi i cancelli, che entri dentro l'arena. E il live è un'esperienza che va oltre allo spettacolo, alla musica, perché te vivi delle ore in un ambiente dove ti senti libero, socializzi, conosci veramente un sacco di persone, condividendo con loro passioni, interessi, chiacchierando più del meno. Diventano loro amici a volte per 5 minuti, a volte per mezz'ora, a volte per una serata. Ecco, mi viene da pensare che se vivessimo con lo stesso spirito il rapporto che noi abbiamo con i colleghi di lavoro, e quindi vivendo con entusiasmo il nostro quotidiano perché stiamo perseguendo una visione, perché stiamo realizzando un progetto, beh, la vita la qualità della vita del nostro lavoro sarebbe tutta un'altra musica. Quando sei a un concerto, come dice Massimo Cotto, noto DJ da un'esperienza immensa, è come sentirsi farina dentro la torta. Cioè, è bellissima questa espressione. Cioè, sei un tutt'uno con quello che stai vivendo in quel momento. Certo, non tutti vivono i concerti in questo modo. Molti potranno pensare, soprattutto in riferimento ai concerti rock, che sono frequentati da orde di trolls, ubriachi e sporchi, che vanno a un concerto per fare confusione in attesa del re dei trolls che si manifesta al pubblico. Beh, io non biasimo queste persone perché in fin dei conti hanno ragione. I trolls esistono. Esistono ai concerti. Esistono nel Signore degli Anelli. Esistono in un recente cartone animato coloratissimo proprio sulla musica. Vi consiglio, chi ha figli, di farla vedere, il secondo puntata dei trolls. Ma esistono i trolls anche sulle strade, esistono in azienda. Quando parlo di trolls parlo di quelle persone che se ne infischiano, che pensano di poter fare come gli pare, che chiedono di fare cose pericolose, che fanno cose pericolose, che passeggiano in questi giorni per le strade con la mascherina abbassata, piuttosto sfrecciano per le strade della città con la loro auto e ancora mettono a rischio la loro vita e quelle delle altre persone sul lavoro. Ebbene sì, i trolls esistono. E non lo nego, ci sono concerti dove personaggi, artisti, fomentano questi trolls, no?
a comportarsi in quel modo, irrispettosi verso di te e gli altri, non distinguendo quello che è il divertimento e l'amore per la vita da quella che è l'esagerazione e la follia. Ma fatevi dire una cosa. Ci sono anche artisti, quelle rockstar con la R maiuscola, che non accettano tutto questo. Pur portando il massimo dell'adrenalina sul palco e inneggiando alla gioia della vita, facendo danzare persone, migliaia di persone sulla loro musica, non accettano comportamenti che vanno oltre il sano vivere. E quindi intervengono. La puntata di oggi è dedicata all'intervento. Abbiamo un contributo. Hey motherfuckers, stop. No. You don't fucking fight at my show, you asshole. Who's that right there? Let me see him. Who's fighting right now? Who's fighting? Let me see him. It's that fucking guy in the striped shirt right there. Hey motherfucker, look at you. Hey, look at me. Hey, in the striped shirt. Look at me right here, motherfucker. Look at me. Look at me. Get the fuck out of my show right now. Get the fuck out. Get the fuck out of my show. Get the fuck out of my show right now. You don't come to my show and fight. You come to my show and fucking dance, you asshole. Get the fuck out of here. La grande, io ho i brividi, la grande potenza del leader. Dave Grohl, molti lo conoscono come batterista di quello che è stato un gruppo storico, headliner del movimento grunge, quali sono stati Nirvana, poi con la fine che c'è stata, che conosciamo tutti, dei Nirvana. Dopo un periodo molto buio, Dave Grohl è rinato come grande polistrumentista e frontman dei Foo Fighters. Io all'ultimo concerto che sono stato dei Foo Fighters 2 anni fa, è stato impressionante la carica adrenalinica di quest'uomo. Ma la carica adrenalinica deve essere vissuta come gioia della vita, gioia per la vita. E infatti, proprio anche in quel concerto, alla fine chiamò sua figlia sul palco di circa 10-12 anni, mettendo su un piccolo sketch per decidere quali bis fare e offrirci per salutarci. La potenza di un personaggio del genere, che è scatenatissimo sul palco, ma riesce a individuare un'azione violenta fra le persone e non accettarla, quindi fermando il suo show, fermando il suo business per sbatterlo fuori. La cosa che fa venire i brividi è l'urla delle persone, perché il leader richiama, il leader influenza il pubblico e quindi il leader sta dicendo a tutti quanti che non accetta quel comportamento. Facciamo il giusto trasferimento nelle nostre realtà lavorative. Quando il leader non tollera certi tipi di comportamenti e interviene. Ancora un altro contributo. Stop. Hey, mister. Hey, did you figure out that woman's face, motherfucker? Hey, mister. All the fingers are pointing at you. Yep. Come on, clear out, mister. Beh, abituatevi, se continuerete a seguire Rock and Safe, vi dovrete abituare ai Pearl Jam ed Eddie Vedder, perché lo ritengo un leader di caratura veramente mondiale. E questo ne è stato l'esempio. Mentre anche lui, chi va ai concerti Pearl Jam, sa che livello di entusiasmo si vive, si balla, ci scateniamo, ma
ha visto un violento nei confronti di una donna e non lo ha tollerato. E il leader in quei momenti, i valori gli escono fuori dalla pelle, deve intervenire, deve come must. È un aspetto fondamentale nella vita dei nostri giorni, perché non c'è bisogno di stare su un palco per intervenire di fronte ai comportamenti scorretti. Le safety rockstar, come le voglio chiamare io, non sono solo i frontman che stanno su un palco di fronte a migliaia di persone. Rimanendo sempre sul tema dei concerti, ci sono anche quelli che lavorano dietro le quinte e a volte salvano le vite delle persone. Un ultimo video. Il vento che improvvisamente si alza. Una voce dagli altoparlanti chiede di allontanarsi immediatamente. Poi il dramma. Sono bastati pochi secondi per trasformare l'annuale festival americano dell'Indiana in una vera e propria tragedia. Raffiche di vento a quasi 100 km orari si sono abbattute all'improvviso sulla zona e il palco allestito per la performance di gruppi di musica country si è letteralmente accartocciato su se stesso per poi precipitare sulla folla. Il bilancio è di 4 morti e 40 feriti, ma se non fosse stato per la prontezza di un capitano della polizia che ha immediatamente lanciato l'allarme agli altoparlanti, sotto le pesanti travi dell'impalcatura ci sarebbero potute essere molte più vittime. Di nuovo in Italia. Pensiamoci. I responsabili della sicurezza, qui veniamo a noi, a volte fanno fatica a trovare quel coraggio per intervenire, perché a volte intervenire vuol dire fermare la produzione, mettersi contro le persone, quindi poter avere delle reazioni a volte ostili. Ma quando è il senso etico che ti muove, non c'è niente che ti può fermare. Così come è stato quel capo della polizia. Ci sono tanti altri esempi dove questo intervento, l'annuncio di allontanarsi prima che scoppi la tragedia, in altri casi queste tragedie ci sono state. Nel suo caso lo sapeva benissimo che poteva interrompere lo show, il business, quindi una macchina da soldi, ma lui, il capo della polizia, non ci ha pensato due volte e è intervenuto. E grazie a lui non sono morte centinaia di persone, ahimè ci sono stati 40 feriti e 4 morti, ma potevano essere molti, molti di più. L'intervento. L'intervento è tradurre il nostro modo di essere, ciò che pensiamo del mondo, in azioni. E oggi ho il piacere di avere come ospite una persona che sull'intervento ci lavora da tantissimo tempo, non solo nell'azienda in cui lavora, Salini in Pregilo, ma anche come ambassador e non solo coautore di un progetto bellissimo che si chiama Detti e Fumetti. Ho il piacere quindi di avere a Rock and Safe una grande safety rockstar, Michele Rovida. Buongiorno Michele, eccoti qua, grandissimo. Ciao Buongiorno. Stefano. Grazie di essere qui innanzitutto, come stai? È un piacere enorme partecipare al tuo format. Tra l'altro questa introduzione che hai fatto mi ha messo i brividi di vedere questi due video di due grandi esempi del rock, della musica, no? Che intervengono in maniera chiara fermando il loro business, fermando la loro attività principale, che è quella di cantare e di intrattenere nel concerto le persone che sono lì in quel momento. Quindi veramente hai fatto una ricerca eccezionale. Ma ne è pieno, per fortuna, ad esempio. È la dimostrazione pratica che con gli interventi poi si fa la differenza. Senti, questa maglietta dell'Hard Rock... È stata ricercata all'interno del guardaroba proprio per l'occasione, perché... mi è sembrata proprio perfetta l'abbinamento di un ricordo che ho di questa maglietta, che se si vede non è si Caracas. Vede. Accidenti, insomma, un posto che almeno per nome
Esatto, è Caracas in Venezuela, e comprata in durante una trasferta nel 2009 per fare formazione sulla sicurezza. Organizzammo, era poco uscito il decreto 81 che aveva cambiato, per chi ha saputo leggerci, un'innovazione in quell'81, e secondo me c'era un'innovazione. Abbiamo con Paola Favarano, tra l'altro grande ambassador, anche lei che saluto, organizzammo e predisponemmo un corso di aggiornamenti, formazione di 16 ore già all'epoca per dirigenti e responsabili, e andammo ad erogarlo al nostro personale che all'epoca lavorava in Venezuela in un grosso progetto, in dei grossi progetti ferroviari, e alla struttura del canale di Panama, quindi una opera ciclopica che è stata realizzata, conclusa da qualche anno, da Salini Pregilo, e i nostri manager furono coinvolti in questo corso di formazione sulla parte normativa e sulla parte di titolo quarto delle attività di cantiere. Era una formazione, all'epoca ero ancora molto ingegnere, molto tecnico, era ancora la mia anima iniziale, quella che formazione di ingegneria, quindi aveva quel taglio che poi nel tempo, ovviamente, poi magari ti racconterò un po' i cambi che sono intervenuti nel mio modo di approcciare la sicurezza, però ecco, in quel periodo era in quel modo, però credo che fu un lavoro fatto molto bene, e in una delle serate libere andammo all'Hard Rock Café di Caracas e comprare la maglietta, quindi ho detto quale occasione migliore oggi per metterla, indossarla per il rock del mio amico Stefano. Sicuramente. Michele, io chiedo a tutte le Safety Rockstar miei ospiti, qual è una canzone che porti con te, o perché ti rappresenta, o perché racconta un aneddoto, e quindi qual è la tua canzone? Allora, io più o meno mi piace un po' tutta la musica, quindi non ho una canzone in particolare, anche se poi alcune rappresentano, mi ricordano degli momenti, dei momenti, quindi delle passioni. Però in questo periodo, un po' per il caso, un po' per il momento che stiamo vivendo con l'emergenza coronavirus, c'è stata una canzone che ho risentito proprio all'inizio dell'emergenza, che poi è diventata un po', in effetti, un po' il filo conduttore del mio vedere questa emergenza, e del individuare anche quelli che sono un po' i ricordi che porterò via da questa esperienza, e che è Sound of Silence di Simon & Garfunkel, una canzone meravigliosa che ho riascoltato non tanto nella versione originale, ma in una versione ricantata, usata come base per trasmettere un messaggio di lotta al coronavirus e di presa di posizione del coronavirus, rifatta e quindi ricantata da un direttore di una compagnia teatrale di Singapore che ha deciso di trasferire un messaggio ai propri conoscenti, ai propri frequentatori della compagnia teatrale, un messaggio di lotta e di speranza con delle parole rivisitate, ma sulla base di Sound of Silence. Bellissimo, bellissimo. E allora mi sono un po' incuriosito, ho cercato di vedere perché Sound of Silence, no? E a parte scritta nel 64, quindi una canzone, diciamo, che ha qualche anno, eppure è un piacere ascoltarla, un trasporto eccezionale. Quei brani immortali, no? Come? Quei brani immortali che ci porteremo dietro, spero, anche le generazioni future, i nostri figli. Credo proprio di sì, risentirla è sempre molto, molto attuale. E già proprio cercando di vedere un po' quelle che sono state le interpretazioni date o dalla critica o anche da Simon & Garfunkel, si vede come una canzone che qualcuno ha accostato addirittura alla morte di John Fitzgerald Kennedy, come scritta un po' per un senso di smarrimento che intervenne negli americani subito dopo la perdita di un leader come John Fitzgerald Kennedy, che era strepitoso da questo punto di vista nel guidare, no, le sue persone, con delle frasi anche storiche che tutti più o meno noi conosciamo. Ma loro stessi poi ne hanno dato un'interpretazione come una difficoltà delle persone nel comunicare con i propri simili. Quindi veramente mi è sembrata perfetta, perché
nella sicurezza noi stessi vediamo spesso quanto sia difficile comunicare correttamente i messaggi, ma anche comunicare il perché dell'applicare certe procedure o certe norme. Quindi in questa canzone credo che veramente anche nelle motivazioni originali la canzone si possa trovare qualcosa che ci ricolleghi a questo aspetto della sicurezza, ma anche fu usata in film, uno dei film più famosi è Il Laureato, dove al termine del film viene utilizzata anche un po' come accompagnamento dell'ultima scena nella quale c'è lo strappo generazionale tra la generazione prima e quella successiva, quindi accompagnato un po' questo cambio delle generazioni americane degli anni 70, degli anni passati. E la stessa canzone oggi riscritta da questo Alvin Hon di Singapore chiede appunto di alzarsi, di combattere, saluta il virus e gli chiede che è lì per parlare, per capirlo, ma anche dà dei messaggi positivi invece sui comportamenti. Utilizzate le mascherine, lavatevi le mani, possiamo essere noi il baluardo al contagio che si diffonde, quindi chiede a tutti noi di fare una scelta, di prendere posizione, di fare la propria parte. E quindi mi è sembrato veramente una canzone che ho ascoltato volentieri e a quel punto ho riascoltato spesso anche nella versione originale. Bella, bella, una chiave interpretativa importante. Dicevo che nell'introdurti che per te appunto l'intervento è un elemento che a livello professionale, ma proprio anche a livello etico tuo, per te è un aspetto importante su cui lavori da tempo, giusto? Sì, è da molto, sia per quanto riguarda la mia stessa attività, ma anche cerchiamo di trasferirla in azienda, nei nostri cantieri, nelle nostre persone, perché poi ritengo che la sicurezza noi possiamo stimolarla, ma poi quella attiva e fattiva tutti i giorni viene fatta da chi sta in campo quotidianamente, quindi da chi realmente sta poi in cantiere, dirige o organizza le attività lavorative. E da questo punto di vista è stato un po' il mio percorso, no? Partito molto tecnico, come dicevo prima, per poi passare nel tempo a riflettere su quali fossero i modi migliori. Anzi, mi piace ricordare che utilizzare sempre con il discorso rock, molto tempo fa Celentano ha cercato di dividere, no? Che cosa è rock e che cosa è lento, dando al rock una definizione di positività e al lento una cosa senza estremizzare questa divisione, però l'idea di provare a rendere la sicurezza rock, quindi appassionante, forse è il tentativo corretto da questo punto di vista, quindi anche il tuo format secondo me va in questa direzione. Quello che ormai sostengo da un po' di tempo è che appunto di fronte a uno status quo dove ci sono i trolls che citavo prima, cioè persone esatto, che se ne infischiano, oggi atteggiamenti diversi sono rock, no? Perché poi il rock è uno stile di rivoluzione. La rivoluzione non sempre è negativa, è una rottura da uno schema. Quindi, se noi vogliamo cambiare concretamente la cultura, bisogna essere delle rock star, come dico spesso. Ecco, a livello professionale, parliamo di interventi come un elemento efficace, importantissimo. Ma ci sono solo alcuni soggetti autorizzati a intervenire oppure le cose stanno diversamente? No, da noi le cose stanno fortunatamente diversamente. Ovviamente è un percorso nel quale, no, ci siamo avviati come azienda e quindi non tutte le realtà piano piano stanno probabilmente adeguandosi a questo nuovo impatto. Però il messaggio forte del manager, dei manager o del nostro amministratore è sicuramente molto forte da questo punto di vista. E come dicevo, dal 2015 abbiamo cercato di modificare, di cambiare un po' l'approccio che ci vedeva anche come indici infortunistici, ma come atteggiamento nei confronti della sicurezza in maniera un pochino più ferma, un pochino più statica, ancorché positiva, ma non adeguata. E dal 2015 abbiamo iniziato a ragionare su questo punto di vista, andando a cercare proprio in progetti che vedessero nella leadership, quindi nei comportamenti dei nostri leader, la chiave di volta per una cultura della sicurezza che
stimolasse questo atteggiamento, come dici tu, di intervento, ma non solo degli HSE manager o degli addetti al servizio o di coloro che si occupano professionalmente di questa tematica, ma di quelli che ritengono invece all'interno della produzione rendere un elemento fondamentale la sicurezza. E con questo grosso progetto iniziato nel 2015 di Safety Builder, cioè costruttore di sicurezza, e di Value, un altro progetto, un contenitore che oggi contiene tutte le nostre iniziative, che gioca, è scritto proprio Value, quindi gioca sul nome, valore e persona. Oggi, oltre ad aver ridotto gli indici infortunistici negli ultimi 3 anni, prima del 40, poi del 28%, quindi grossi cambiamenti di quella famosa curva, no, di safety plateau che tutti un po' abbiamo raggiunto nelle nostre aziende, però ha creato quei comportamenti proattivi che dicevamo prima, e dicevi tu, di cui parlavi tu prima, proprio nel tentativo di voler far sì che la gente fosse più consapevole dell'importanza dell'applicare certe procedure, del perché applicarle, rispettare le regole, ma soprattutto di intervenire. E questo percorso di cambiamento, che è iniziato appunto piano piano nel 2015, toccando con più di 100 workshop nel mondo, con un altro ambassador, con Paolo, siamo andati da Zambianchi, che saluto, siamo andati in giro per tanti cantieri, con Michele da Bergami, con tanta gente, siamo andati in giro nel mondo a portare questo nuovo modo di approcciare, coinvolgendo più di 1400 tra manager e responsabili in un atteggiamento diverso, proprio dove la loro leadership, il loro comportamento fattivo facesse la differenza. E lì uno degli strumenti principali è proprio l'intervento, cioè l'intervenire. Quindi cerchiamo di dare strumenti, di spiegare come intervenire, trasformando proprio questa idea e supportandola anche nei lavoratori con campagne di comunicazione che hanno visto raggiungere più di 10.000 lavoratori nei nostri cantieri, con iniziative comunicative, materiali, video prodotti in 5 lingue, materiali tradotti dal Sud America in spagnolo, all'inglese, all'australiano. Insomma, veramente abbiamo lavorato molto su quello, e oggi fortunatamente questa situazione, vedo un messaggio di Davide Chiarantini, un altro amico che ha collaborato con noi, insomma, in queste iniziative, in queste attività, e che ci ha portato ad applicare in maniera più cosciente, più consapevole questi messaggi. Questo mi fa fare due riflessioni. Innanzitutto, un atteggiamento rock da parte della direzione, perché sappiamo che l'intervento può andare magari a sospendere temporaneamente la produzione, quindi insomma è una questione di livellamento di valori, quindi rispetto a uno stereotipo imprenditoriale comunque un atteggiamento rivoluzionario nel rispetto della salute e della sicurezza. Non solo, naturalmente te parli di macro dimensioni, qual è la tua realtà internazionale, ma alla fine il principio vale anche per la microimpresa, la piccola ditta, cioè dare l'autorità a chiunque di intervenire di fronte a un comportamento che può condurre a un infortunio è un elemento essenziale, perché non si può pensare anche la piccola pelletteria con 5 dipendenti, il titolare sia sempre lì presente come vigile. Quindi un responsabilizzarsi e responsabilizzare reciprocamente è quello che, come hai detto te, a livello culturale ci vuole un po' di tempo per farlo attecchire, ma su cui bisogna lavorare. Nessuno è qui pensando che la cultura si cambi dall'oggi al domani, giusto? No, assolutamente. Lavorare. Cioè, lavorare, impegnarsi con passione, come fai tu, ma come fa anche, ribadisco, il gruppo Italia alla Sicurezza da questo punto di vista, ma come fanno molti miei colleghi, anche persone che non fanno parte della salute e sicurezza, cioè del Dipartimento Salute e Sicurezza, ma che hanno deciso di vederla in maniera diversa anche nella vita privata, nella vita personale, no? Questo cambiamento. Il cambiamento poi è arrivato anche nelle nostre politiche, addirittura nelle nostre politiche c'è un punto che chiede proprio e autorizza come diritto incondizionato di ognuno di intervenire anche confrontandosi con i propri superiori. Quindi un messaggio chiaro, e anche questo significa, dal punto di vista, no, di un imprenditore, decide che quale messaggio vuol passare ai suoi
ai suoi collaboratori e ai suoi lavoratori, che cosa intende, no? Quali sono, qual è la sua vision? Tu parlavi anche all'inizio, no? di una vision, vedere qualcosa oltre, no? Che cosa mi immagino, no? Nel futuro della mia azienda, e questo sicuramente è un aspetto importante. Se posso, non so se riusciamo poi anche come tempi, un aneddoto proprio anche dal punto di vista, no? lavorativo, riuscire a intervenire e quindi a impattare sui comportamenti di qualche collega che poi cambia i propri comportamenti anche nella vita privata, è una soddisfazione enorme. Certo. Cioè l'idea. L'aneddoto lo voglio sentire, perché poi noi che siamo di Italia Rob Sicurezza sappiamo bene, no? Il nostro caro amico Davide ce lo insegna: fra il dire e il fare c'è il fare, quindi gli aneddoti servono a fare bene. E fare bene. Ma prima, siccome mi avevi segnalato un contributo video proprio sull'intervento, lo abbiamo trovato, lo abbiamo sottotitolato e ce lo vediamo insieme. Grazie. Hello. Bro. De, one word is all you need. Wait. Take time to take care of your colleagues, and everyone can get home safe and healthy. Credo che nei piccoli gesti possiamo sentirci persone migliori tutti quanti. Parlavi di un aneddoto? Sì, un aneddoto durante un'attività formativa in un nostro cantiere all'estero. Facemmo, come sempre, le nostre attività ormai forzando molto la tematica del prendersi cura e dei gesti quotidiani che possono fare la differenza. E facendo un esempio banale, all'epoca, oltre a varie altre tematiche che affrontavano la giornata, ma anche quello, no, del prendersi cura con una cintura di sicurezza. Finito il corso, noi partiamo, torniamo in aeroporto per il giorno dopo per ritornare in Italia. Doveva raggiungerci anche un'altra collega che era in cantiere con noi. Lei lavorava proprio nel cantiere dove eravamo andati a fare formazione. Ci viene detto dall'autista che ci ha portato in aeroporto che avevano un ritardo perché avevano avuto un incidente nel tragitto cantiere-aeroporto, e quindi stavano aspettando, ci avrebbero portato poi tutti insieme. Tempo passa, noi chiediamo un po', ma sembra che stiano bene, quant'altro. Dice tutto a posto, sono riuscito a ritrovare un altro passaggio, la macchina è stata sostituita, stanno arrivando in aeroporto. Arrivo in aeroporto, lei è una collega, mi viene incontro, mi raggiunge e mi dice: Michele, l'altro giorno al corso abbiamo parlato dei gesti, dell'importanza di certe azioni, e questa mattina sono salita in macchina per venire in aeroporto e, contrariamente a quello che ho fatto tutti i giorni fino a oggi, ho messo la cintura di sicurezza sul sedile posteriore. Siamo partiti, mi risveglio di soprassalto per un frontale con un'altra macchina, scendo dalla macchina ancora frastornata dopo essermi tolta la cintura, e penso subito al gesto che avevo fatto, diverso da quello che ho fatto sempre, e grazie a questo gesto oggi sono qui a raccontartelo e sto tornando a casa per le mie ferie con mio marito. Quindi questa è una soddisfazione che porto dentro con me sempre, ancora mi vengono i brividi, no? L'idea di che con un semplice corso di formazione abbiamo potuto dare il là ad un cambiamento che forse era lì, sopito, che non, quindi non è che probabilmente è stata la nostra bacchetta magica di un trolls, no? che ha modificato il comportamento, però forse è una soddisfazione che oggi nel nostro lavoro diventa fondamentale per metterci ancora più energia. Concordo pienamente, penso sia lo spirito di qualsiasi ambassador di Italia Rob Sicurezza, quindi contribuire divulgando e vedere poi concretizzarsi i cambiamenti. E un aneddoto come il tuo poi, come dicevo prima, alla fine sei spinto anche per voler fare la differenza, lasciare il segno, e sapere che stai contribuendo a dei cambiamenti,
È una cosa fantastica. Senti, per andare alla conclusione, siamo veramente fuori orario, ma è un piacere parlare con te, anche grazie, perché questa quarantena ci ha allontanato, anche con gli ambassador non possiamo riunirci, e quindi speriamo che di comportarci bene adesso per tornare a festeggiare fra un po', quindi comportiamoci bene adesso. Due parole su questo bellissimo progetto che è Detti e Fumetti, se non sbaglio. Sì, Detti Fumetti è un'altra cosa, è un'altra iniziativa che in questa emergenza Covid, grazie all'aiuto di un amico, Filippo Novelli, appassionato di fumetti da sempre, con il quale ho lavorato in un cantiere per l'alta velocità Torino-Milano, lui ha sviluppato e ha continuato questa sua passione. Più volte ho provato a coinvolgerlo in iniziative di anche mie, di comunicazione di tale sicurezza, e questa è stata la volta buona in cui con l'emergenza Covid abbiamo consolidato questa possibilità di collaborazione, e grazie ad un personaggio che lui ha inventato di nome Miro, un dalmata, partecipo alla sua redazione, cercando di stimolare con alcuni messaggi che poi lui mette in fumetto questi messaggi per renderli più fruibili. Il fumetto, secondo me, è un modo bellissimo che raggiunge tutte le generazioni, no? Tutti noi abbiamo i Diabolic piuttosto che i Topolino, e ancora oggi i bambini leggono altri fumetti. Quindi il fumetto è un grande modo di comunicare, e Detti Fumetti, da questo punto di vista, Filippo si è impegnato molto, non solo con me, ma con altre persone che collaborano con lui, anche a veicolare messaggi oggi molto positivi sull'emergenza Covid. Quindi chiunque può fare qualcosa, può prendersi del tempo per intervenire e cambiare uno status quo. Filippo ha deciso di mettere la sua penna al servizio anche di questi messaggi, magari io anche dando un contributo a lui per riempire queste strisce, questi fumetti che sul sito Detti e Fumetti potete trovare, e veramente vi lascio ancora con quella frase di un filosofo pragmatista americano, che è un po' quello che i pragmatisti hanno un po' tracciato la mia esperienza, la mia formazione fin dal liceo, ma che ho risentito recentemente, che agisci come se quello che fai facesse la differenza perché la fa. Quindi dobbiamo convincerci che noi quello che facciamo fa la differenza nel fare o non nel fare. Anche Simon Sinek, un più recente antropologo che parla di leadership, ci dice che le nostre scelte rivelano le nostre intenzioni. Cioè, quindi cosa scegliamo di fare ci dice anche chi siamo e cosa facciamo. Quindi credo che tutti possiamo farlo, e invito veramente tutti a, nella propria azienda, a non mollare. Il percorso anche che noi al quale siamo arrivati è durato anni, non è che abbiamo deciso di fare un progetto di una certa dimensione e siamo partiti. Abbiamo dovuto convincere i manager, convincere l'azienda, che abbiamo trovato un'azienda che ha voluto fare questo passo, e quindi la perseveranza sono contento. Grazie per le perle di saggezza finali, perché sono bellissime. Sono contentissimo di averti avuto oggi, perché bello, lo sapevo che andavo sul sicuro, avere una visione, concretizzarla, essere consapevoli del fatto che è un percorso lungo, e quindi non sono 100 metri, no? È una lunga maratona che uno deve fare, però se hai la visione, no? Come hai parlato di Detti e Fumetti, quando fai un qualche cosa, quindi comunichi attraverso un qualcosa che ti appassiona, bene, poi sappiamo benissimo, quando facciamo le cose con passione non c'è orario di tempo, non ci sono costi, cioè andiamo veramente oltre. È un po' quello che è stato poi il mio modo di comunicare attraverso una mia passione, che è la musica rock. Michele, grazie mille, ma io ti voglio salutare con un ultimo regalo con cui ci salutiamo. Hai parlato di questa parodia, questa rivisitazione di Sound of Silence, quindi l'abbiamo rintracciata, l'abbiamo sottotitolata, e quindi ringraziandoti veramente del grande contributo, spero di bere una birra insieme nel presto tempo possibile. Ti saluto e ti ringrazio. A presto. Grazie Stefano. Simon e Garfunkel. Our virus from Wuhan. Another problem's here again.
because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew, from snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona, we have to fight the virus. And in the latest news I saw, 10,000 people, maybe more, people falling sick with much coughing, people falling ill with much sneezing, people worried for their health and their once so dear pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands, you always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you. Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome, to beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony, it's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family, humanity, we will win this fight, the virus.